sono Isabella, la sorella di Dominique. Oddio, e lei chi è? È identica, dai, Dominique, sei tu, sì, beh. Ma dov'è che ti abbiamo messo? Dove? Dominique potrebbe essere vittima di un incantesimo, una maledizione. Simsalabim! Che cosa? Non succede nulla. Bacio del vero amore. Aiutatemi, ragazzi, sono nei guai. Devo dirti che... E così alla fine ho provato a baciarla. Cosa stai parlando, Eric? Che cosa stai dicendo? Anzi, potrei anche lasciarti. La spieremo di nascosto. Ma cosa così stupida? Cosa? È bionda. Dominique non è più Dominique. Dominique adesso è Isabella e questa è la prova. Dominique ed Isabella sono la stessa persona, solo che loro due non lo sanno. Oggi non perderò di vista Dominique nemmeno per un istante. Devo seguire ogni cosa che lei farà. Tutto il tempo, ogni movimento. Starò con gli occhi fissi su di lei, incollati come della colla che fa lo slime, incollati come lo scotch sulle scatole, incollati come l'uovo nella padella. E tutto questo, così lei non potrà mai trasformarsi in Isabella senza che io la veda. Oggi scoprirò il suo mistero, oggi noi sapremo la verità. Niente, la verità è quella che si deve sempre scoprire in questo mondo, la verità. E invece tu, Dominique, che stai facendo? Cosa fai? Stavo sistemando, okay. Ho posato le posate pulite. Sistema pure, Dominique, io che c'è, pulita. Che hai oggi, Eric? Tutto ti, a posto? Ti sto controllando. Controllando? Perché? Sì, perché non voglio che tu ti faccia male, sai? La cucina è un posto pericoloso. Io mi sono fatto male tantissime volte, lo dicono tantissime assicurazioni. Vuoi fare una polizza assicurativa? E cos'è, un tuo nuovo lavoro? Vuoi fare l'assicuratore? Oh no, ti assicuro di no. Va bene, Eric, ok. Tu quindi starne fuori dalla cucina, starne fuori io. Vado. Oh beh, e dov'è che va adesso? Dove va? Dove va? Che cosa stai facendo, Eric? Perché mi segui? Ma che vuoi? Perché mi inquadri? Cosa stai guardando? I capelli, vediamo. Che vuoi dai miei capelli? Sì, no, forse li dovrei sistemare, ma insomma... Sono ancora amori, sì. Dai, Eric, finiscila. Basta, non ricominciare con la storia di Isabella, ok? Isabella? Oh, beh, chi è Isabella? Io ho parlato di Isabella, non ho mai detto niente su Isabella. È tutto da scoprire però ancora. E quindi adesso... Eric, calmati. No, aspetta. Oh no, entrate in bagno. Mayday, siamo in emergenza. Mayday. Dominique? Sei ancora tu? Sei ancora lei? Aspettiamo un po'. Dominique? Sei tu? Dominique? Ehi! Smettila! Mi lasci stare, sto in bagno, vattene! È ancora lei, per fortuna. Dominique? Ehi! Oh mio Dio! Ehi! Ok, è lei. Dominique, finalmente ti stavo aspettando. Ma cosa stavi facendo? Perché sei stato davanti alla porta del bagno? Non ho capito quello che hai detto, però ti stavo spiando. Ma vai via, stai spiando? Ma smettila, lasciami in pace oggi. Ragazzi, seguiamola. Un passo di danza classica. Ma la smetti! Buongiorno ragazzi! Io sono Eric! E io sono Dominique! E chi siamo? Dillo, chi siamo? Di insieme! Oggi finalmente, ragazzi, Dominique è qui, è un gran giorno! Devi trovare gli ingredienti. Cosa? Gli ingredienti dello slime. Gli ingredienti, perché li abbiamo persi? No. Non sono messo al suo posto.
No, 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 per ora sono al solito posto, ma adesso devo nasconderli. Non ricordi, no? Non ricordo. La challenge, io nascondo gli ingredienti e tu ricordi, prendo gli ingredienti, li nascondo, tu li trovi, capito? Ricordo vagamente. Quindi tu adesso non guardi, ti metti in un angolino e io vado a nascondere gli ingredienti per casa. Cosa? Io non guardo? No, devo nasconderli. Accidenti, e adesso? Dai, Eric! Cosa c'è? Sei davvero troppo strano oggi. Vai, ci penso io. Mettiti nel ripostiglio. Vai, nel ripostiglio, no. Nel ripostiglio, no. Vai, no, non vai, so. Vai. Nel ripostiglio. Serve punizione così. Ma dai, c'ho il tempo di nascondere gli. Si è aperto solo. Vai, entri nel ripostiglio. È buio nel ripostiglio. Divertiti. A dopo ti chiamo. E non sbirciare finché non avrò finito. Ma potremmo accendere. Dov'è la. Dov'è. Ai. Ai. Dov'è la luce? Ok. Non si sta male, non c'è poi così buio se accendi la luce. Oh mio Dio, ma adesso come faccio a guardare Dominique? Come faccio a fiarlo? L'ho perso d'occhio. Mayday, mayday, siamo in difficoltà, mayday, mayday. Ok, dai, dopo tutto è giusto il tempo di nascondere gli ingredienti. Quanto potremmo metterci? 10 minuti? Vabbè, possiamo anche sopravvivere a questa cosa, no? Potrebbe non succedere nulla, magari mi sto bagnando prima di piovere. Tanto qui dentro non può piovere. Respira, Eric. Respira, stai calmo. Ormai sono molto agitato da quando Dominique non è più Dominique e si trasforma in Isabella. E cerco sempre di trovare una soluzione, di capire quello che succede. E so che lo fate anche voi, grazie. Lasciate un like a questo video se volete risolvere come me questo mistero. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun video di questa vicenda. E adesso non ci resta che aspettare che Dominique nasconda questi ingredienti. E dopo vi prometto che non la perderemo d'occhio. Dominique, tutto bene lì fuori? Sì, aspetta. Meno male, ragazzi. Ma quanto tempo ci mette? Sto cominciando ad annoiarmi, onestamente. Ehi, ehi, ragazzi. Ragazzi? Dominique, sei? Oh no. Dominique non può chiamare Dominique. Non è normale questo. Accidenti, ma ancora no. Tu. No, ancora tu. Ma dov'è Dominique? Certo che lo chiedo a te! No, fammi indovinare, se n'è andata. No, Isabella, tu non c'entri niente! Tu sei Dominique, tu non c'entri qui! Noi ci stavamo divertendo, stavamo facendo una challenge! Dominique stava nascondendo gli ingredienti dello slime! E adesso io devo trovarli, ma dovrebbe esserci Dominique, non dovresti esserci tu, l'ho capito! Ah. Ti sei questo fatto stupido male. No! Perché non me levate? Sta lontano e non cominciare con i tuoi deliri. Quindi voi stavate facendo una challenge e Dominique è scappata. Diciamo di sì. Ragazzi, l'ho persa di vista solo un secondo ed è successo tutto questo. Incredibile, ha davvero paura la sorellina. E fa bene ad avere paura. Intanto quel buio abbassalo, ok? Non essere minacciosa. Vagliela a spiegare a queste due che sono la stessa persona. Io proprio a lei non dico niente perché ho paura. Davvero. Che stai dicendo? Che parli? Sto parlando dei tuoi bellissimi capelli biondi. Non disturbarmi, devi cercare gli ingredienti, cercali, cosa vuoi da me, non disturbarmi. Somiglia a Donald Trump. Vai, io non ti disturbo, fa finta che non ci sono. Io aspetto qui Dominique, come al solito. Magari si fa viva, che ne dici? Beh, aspetta, tecnicamente Dominique mi dovrebbe dare fastidio in questo momento dove io devo trovare gli ingredienti. Quindi così è come se io sia avvantaggiata, quindi è più facile per me vincere la challenge, lo capisci? Non ho capito niente. Tranquilla, posso vincere una challenge gratis. Comunque sarà un piacere vincere. Da dove cominciamo a cercare? Dalla cucina, che posto meraviglioso. Questi qui sono pazzi. Noi siamo pazzi, eh? Ok, sappiamo tutti quanti che non c'è niente da fare quando diventa Isabella, è completamente diversa, è irascibile, quindi dobbiamo semplicemente assecondarla. Nel frattempo però almeno abbiamo qualcosa da fare oggi, aspettando magari che tutto torni alla normalità. Da dove cominciamo? Dal freezer. Vediamo qui dentro c'è qualcosa. Qui non c'è niente, qui non mi sembra che ci sia niente, nulla, là dentro nulla. Oh, c'è un gatto. Ciao gatto, come stai? Per caso hai visto dove la tua padroncina ha nascosto gli ingredienti dello slime? No, non l'ho visto. Eppure qualcosa qui dentro c'è sicuro. Vediamo. Ragazzi, notate qualcosa di strano?
Oh, beh, devo dire che è ottimamente mimetizzata la cosa. Ma intanto, Eric, che è bravissimo, l'ha vista. Ecco qui la palettina. Posso dire ufficialmente che ho trovato il primo ingrediente? Devo dire che è stato abbastanza... Che c'è? Perché fai così? Che cosa hai visto? Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Mamma mia. Capisco, la mia bellezza è disarmante. Sei pazza, Isabella! Mi hai fatto venire un colpo! Mi avevi detto che non mi disturbavi! Beh, hai detto che hai trovato, Ero curiosa, che hai trovato? Ma che è? Una palettina! È mi... Ma la... No, solo... Bella! Sicuro che sia una palettina? Perché fa male? Posso tenerla? No, prima devo fare lo slime. E poi questa qui... Mi piace, la tengo. Ma no! No, tu non c'entri niente col gioco, devi darmi la palettina. Ora tu me la dai, vabbè. Ragazzi, avete visto come avevo ragione? Non devo mai andarle contro. Tieniti la palettina, tieniti la casa, prenditi i soldi, fai quello che vuoi. Io non capisco come ha fatto a trasformarsi proprio mentre stava nascondendo gli ingredienti. Beh, però pensandoci, questo potrebbe essere un modo per scoprire come ha fatto a trasformarsi. Magari dove ha lasciato gli ingredienti ha lasciato anche qualche traccia. Però cerchiamo di stare lontani da Isabella. Qui dentro deve esserci per forza qualcosa nascosta. È un posto ottimo, ci potrebbero essere tantissimi nascondigli. Qui dentro? No, c'è un maiale. Ah, quello del frigo, guarda dove è finito. Vediamo. Lì, ciao Bart, ciao Scimmia. E qui dentro... Oh, guardate! C'è qualcosa qui sotto? Nella cuccia del gatto. Oh, devo abbassarmi per prenderlo. Devo... Ecco. Ecco qua, ok. Sarà un po' imperato, però è un ingrediente. Beh, e adesso dobbiamo tornare lì dentro a cercare qualcosa? Non voglio. Vediamo lei nel frattempo che sta facendo. Ok. Beh, ma ora che ci penso... Potremmo anche temporeggiare prima di andare lì. Controlliamo prima nella camera da letto. Shh. Eccoci qui dentro. Accendiamo la luce. Perfetto. Allora, vediamo. Nei termosifoni solitamente si nasconde sempre qualcosa. Almeno un ingrediente. In questo, nulla. Beh, la camera da letto è ancora un po' vuota. Devono arrivare tantissimi mobili. Quindi o l'ha nascosto nel termosifone, oppure nel letto, o in quel cosino lì. Vediamo nel letto allora. Tanto non c'è Dominique, posso anche approfittarmene. Qua non c'è niente. Vediamo dall'altro lato. Niente. Niente. Nulla. Non c'è. Aspetta un attimo. Avete visto anche voi quello che ho visto io? Ta-da! Questo è un altro ingrediente. Oh, aspetta. Allora, si infila. Oddio. Mi sta inglobando. Preso. E ok, siamo a... Oh mio Dio. Che c'è? Calmati. Come procede? Come va? Tutto bene? Tutto ok, grazie. Fino a che non spunti tu va sempre tutto bene. Per favore, potresti farti i fatti tuoi. Tu non c'entri niente con questa challenge. Era tra me e Dominique. Ti stavo chiedendo. Non posso nemmeno informarmi. Ah, certo. Non vuoi che ti chiedo perché non sei capace. Hai paura di dirmi che sei scarso e quindi stai perdendo, vero? Come? Ma vedi che ne ho già trovati tre. È un buon risultato. Tu devi farti i fatti tuoi. Non voglio che intervieni. No, voglio giocare con te. Beh, perché con me sarebbe davvero difficile. Per chi mi hai preso? Non sono mica mia sorella, eh. Io sono io, è normale. Tu sai con tua sorella, scusami, Ok, ne devi da posto, scusa. Ignora, Eric, ignora, perché se tu dici qualcosa sei in pericolo. Sei in pericolo. Poi non ce la faccio più. Non ce la faccio più con questa. Ragazzi, non si può vivere in questo modo. È davvero difficile. Ma sei pazza? Stavi rompendo il microfono! Mi hai tirato una palettina! Potevi farmi male! Comunque, adesso è mia. Sì, è mia. Aspetta un attimo. Ridamela. Lì c'è qualcosa. Cosa? No, lì, giusto.
Un'altra colla! Tu stai perdendo tutto questo tempo per trovare delle colle, ma compratele, no? Ma questa è un'arte, la sacra arte del trovare gli ingredienti dello slime. Ok. Ah, che antipatica, però noi dobbiamo concentrarci. Dopotutto manca l'ultimo ingrediente, anche se non ho proprio idea di dove possa essere. Che c'è? Forse cerchi questo. No. Sì. Quello è l'ultimo ingrediente. L'ho trovato, quindi ho vinto io. No, aspetta un attimo. Allora, Isabella ha trovato un ingrediente che ha nascosto lei stessa mentre era... Dominique. questo non è previsto dalle regole. Aspetta, fammi riflettere. Allora, in mancanza di regole, le regole le facciamo noi. Quindi a questo punto dobbiamo prendere l'ingrediente. Dammelo, devi darmelo. Dai, dammelo il mio. Mi aspetta. In qualità di concorrente ufficiale unico di questo gioco. Stammi lontano. Ma smettila, stammi lontano. Questo me lo tengo io. Non lo avrei mai. Ingrediente. Smettila. Ragazzi, come faccio? È peggio di qualunque cosa. Di Granny, di Mr. Meat, di Ice Cream. Lei è peggio di tutti. Carina, ma che cavolo serve questa? Stiamo calmi e concentrati. Con la forza non si risolve nulla. Qui ci vuole astuzia. Pensa, Eric, pensa. Stai pensando? Trovato! Safe, non to- No, non te lo do! Lo so io cosa fare. Olive. Isabella, ti propongo uno scambio. In cambio di quell'ultimo ingrediente che per me è importantissimo, così vinco la challenge, ti do olive. Queste qui, freschissime e di annata. Sono amarissime. Ma come le piacciono? E allora, Isabella, cosa dici? Per una stupida colla vuoi delle olive fresche e fragranti col peperoncino che sono amarissime e che a me non piacciono? Eh? Sì? Le vuoi? Le vuoi? Dai. Vattela a prendere. Grazie. Che schifo, che schifo. Ingrediente. Li ho trovati tutti. Ma aspettate un momento, non ho trovato nessun indizio sulla trasformazione di Dominic. Vabbè, facciamo lo slime. Beh ragazzi, finalmente possiamo fare lo slime. È stato più faticoso del normale, ma almeno ci siamo riusciti. Ecco qui, colla blu, perfetto. Via, colla blu. Colla verde. Perfetto. Via, colla verde. E alla fine, colla trasparente. Perfetto. Via, colla trasparente. Mettiamo dei brillantini. E adesso anche del bicarbonato. Quindi è così che si fa? Sì, si fa in questo modo. Vai via, per favore, grazie. E per ultimo, l'addensante. Mescoliamo il tutto. Che vuoi, Isabella? È mio. Un po' è vero. Mescoliamo. Perfetto, direi che è quasi pronto. Proviamo con le mani. Ok, è un po' appiccicaticcio, però... Sto guardando, tranquillo. Ecco qui. E a voi piace questa cosa? Oh certo, è una cosa bellissima. È viscido e appiccicaticcio. Vuoi provare? Ah, che siete strani, che schifo. Ragazzi, io direi che lo slime è riuscito. E adesso non ci resta che aspettare che torni Dominique. Ma almeno le dirò che ho vinto. Spero di scoprire qualcosa nel frattempo. E voi invece lasciate un bellissimo like a questo video se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. E scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di questi trasformamenti, trasformazioni, trasformatori di Dominique. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun video. Domani mi impegnerò di più, domani scoprirò la verità. Penso, spero. Nel frattempo seguiteci anche su Instagram di insieme.official. E oggi saluto Fiorenza Santaniello, Sconelli Conelli, Francesco Di Mauro, Filippo Ciao e Giada Santini. Ciao ragazzi, un saluto enorme a tutti quanti voi. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Vorrei mangiarvi. D'insieme.